Buongiorno a tutti. Sulla base del video precedente, dove abbiamo costruito Tenkan e tagliato da sopra, oggi proveremo a fare un taglio da sotto, sia a sinistra che a destra, sempre con il nostro Tenkan. Alla fine aggiungeremo anche un attacco di Shomen sul posto, per ovvi motivi di spazio. Partiamo sempre dalla nostra posizione di base di Seigan o Chudan, guardando sempre bene lontano, tenendo la punta della spada allineata allo sterno. Da qui possiamo iniziare a lavorare su Kaiten abbassando la spada facendo un passo dietro, quindi diventa Tenkan. Ovviamente il taglio è verso l'alto, quindi riporto la spada in Seigan. Quindi ovviamente ho ancora sempre il piede destro avanti, continuo a ruotare sul piede destro, cambio di piede, piede sinistro, quindi stessa cosa, e mi trovo in questa posizione braccia incrociate. Il braccio destro è disteso in stretching, il braccio forte è il braccio sinistro che tiene bene la lama. Lascio cadere e di nuovo lavoro, rimetto in posizione la spada e di nuovo lavoro, posizione, lavoro, posizione, tenka. In questa posizione torniamo destra avanti, proviamo a lavorare con uno Shomen finale, quindi Kaiten Shomen, quindi riprendo lo spazio, di nuovo passo indietro per riprendere lo spazio, quindi taglio da sotto Kaiten Shomen sul posto, passo dietro Tenkan Shomen. Sinistra avanti, quindi giriamo, Kaiten Shomen, passo dietro, Tenkan, Kaiten Shomen, passo dietro, Shomen. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi, a presto!